Prosegue fino a febbraio dell'anno prossimo la rassegna hashtag 365 giorni no alla violenza sulle donne, organizzata dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Pescara, guidato dal vice sindaco Adelchi Sulpizio. Il calendario si compone di 34 eventi promossi in collaborazione con gli istituti superiori, con i comprensivi Tinozzi e Foscolo e con tante associazioni e realtà del terzo settore, dal centro Ananche al centro Ascolto Maltrattanti. Sì, faremo ben 34 eventi quest'anno, che sono tante perché hanno comportato anche tanto lavoro da parte degli uffici, però c'era la volontà di anche quest'anno di fare tanti eventi. L'evento poi, diciamo, a cui teniamo tanto sarà il 25 a sera, che vedrà protagonista Paola De Simone, Luca Pompei. Quest'anno ci sarà Nina Zilli, soprattutto con la sua musica, anche le sue parole, a sensibilizzare le persone su questa tematica, che è una tematica molto 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 importante. Perché riteniamo che, per l'appunto, parlare contro la violenza sulle donne non si debba soltanto racchiudere il 25 novembre, che ormai sappiamo tutti essere la giornata dove ricade contro la violenza sulle donne, ma noi parliamo 365 giorni all'anno attivamente. Adesso abbiamo ben 34 eventi, perché riteniamo che parlarne sia importante. Oggi in conferenza stampa c'erano tutti gli istituti superiori, perché per quest'anno tutte le scuole superiori verranno coinvolte in questo progetto, che ci vedrà il 24 all'interno dell'Aurum, che verrà trasformato un po' nella giornata, una sorta di cittadella contro la violenza, dove ci saranno dei laboratori anche proprio in questo senso per i ragazzi. Ma sono veramente tanti gli eventi. Invitiamo tutti i cittadini a venire il 25 sera a prenotarsi, già nei prossimi giorni avremo con il link che andremo a divulgare fra poco. E poi, che dire? Che parlare di violenza sulle donne significa soprattutto essere consapevoli, come sarà quest'anno, soprattutto la tematica, che bisogna anche avere la consapevolezza del sapersi rapportare, quindi anche il linguaggio. Anche il linguaggio bisogna iniziare a curarlo in maniera tale che non ci siano anche una forma di violenza verbale. E questo quest'anno un po' ci porremo la nostra attenzione proprio su questo senso.